Gianluca Lobefalo, QW Capital. Buon pomeriggio Gianluca, sempre piacere averti con noi. Anche piacere mio, buon pomeriggio a voi. Gianluca, questa volta partiamo dalle criptovalute. Come stavo proprio spiegando, il meno 6 del Bitcoin non ci spaventa per niente, però ciò che stiamo notando più che altro è un inizio di vendite per quanto concerne tutto il mondo delle cripto, partito circa 5 minuti fa. Sì, allora, a parte il discorso che abbiamo fatto più volte della validità del concetto delle criptovalute, delle digital currency, della tecnologia dietro il blockchain, che sicuramente saranno con noi in futuro, e io mi sento di dire che saranno un asse portante del sistema monetario futuro. Detto questo, quello che stiamo vedendo negli ultimi tempi sul Bitcoin in particolar modo, ma su qualunque altra criptovaluta, è puramente un movimento unicamente speculativo. E per me più che un qualcosa specifico della cripto in sé, è semplicemente quello che una, lo stessa, una, uno, uno, un effetto molto simile a quello che abbiamo visto su GameStop, per quanto ci fu un discorso di grosso short sale interest su quell'azione, ma in realtà è un movimento simile. Stiamo parlando di un sintomo che evidenzia che abbiamo una quantità enorme di liquidità che è fuori controllo e che produce questi movimenti, perché non è solo la caduta. La cosa terribile dell'altro giorno è stato che su Bitcoin abbiamo avuto un meno 30 più 20 nello stesso giorno. Come dicevi un minuto fa, sono movimenti che su qualunque altro asset farebbero notizia, sarebbe la notizia del mese. Sul Bitcoin è diventato quasi la norma giornaliera. Ora il 3 più 3 meno 30 più 20 è anche lì un caso estremo, però non è lontano da quello che vediamo ogni giorno. Assolutamente sì, poi tra l'altro ci tenevo a sentire anche il tuo parere su un'altra questione, e cioè tantissimi analisti hanno addirittura paragonato il Bitcoin a loro, e cioè come un hedge nei confronti dell'inflazione imminente che sta arrivando. Poi tra poco ne parleremo proprio con te, perché ecco, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, questa volta la differenza fa il fatto che abbiamo visto anche l'inflazione europea. Ma tornando al Bitcoin, lo consideri anche tu come un hedge nei confronti dell'inflazione? O non c'entra proprio niente, perché ovvio, hai appena detto, è un conto loro che potrebbe magari cedere, non so, 5-10%, è un altro conto poi in un arco temporale abbastanza lungo, e invece il Bitcoin in soli 12 ore meno 30. Francamente, io non mi sentirei di considerare al momento il Bitcoin come uno storage di valore, quello che è il vero ruolo che solo i metalli preziosi, ripeto, lo fanno da 5.000 anni e non è un caso, non si improvvisano questi ruoli nel giro di pochi mesi o pochi anni. Al momento è, fermo restando quello che abbiamo detto sulla straordinaria innovazione tecnologica, al momento è semplicemente il terminale di una catena speculativa. Poi, se questo si trasformerà in uno strumento come riserva di valore e un principale strumento antinflazionistico, lo vedremo. Al momento assolutamente no. Ottimo, questo era anche un punto abbastanza importante da chiarire. Intanto vorrei focalizzarmi velocemente sulle minute della Fed, perché occorre domandarsi se bisogna fare differenza tra l'inflazione negli Stati Uniti e l'inflazione in Europa. Abbiamo visto comunque anche l'inflazione in Europa sia su base mensile che su base annuale in rialzo, però molto più moderato rispetto a ciò che stiamo vedendo negli Stati Uniti. Ora, la Lagarde anche oggi ha confermato durante il suo speech che questa inflazione è soltanto transitoria e la BCE non è per niente preoccupata. Draghi, ieri, durante la conferenza stampa della presentazione del DL Sostegni 2, ha detto, anche lui ha sostenuto ecco, l'argomentazione della BCE, e cioè che l'inflazione è soltanto transitoria, l'inflazione attuale è causata dalla carenza di alcune materie prime. Quindi volevo capire, occorre a questo punto fare la differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa o meno? Perché invece dei Fed Minutes abbiamo notato un scenario diverso, e cioè si inizia già a menzionare la parola tapering. Sì, allora ci sono due cose secondo me dobbiamo differenziare. Uno, l'inflazione, e uno perché iniziano a parlare di tapering. Secondo me ci sono due cose un po' diverse, cioè l'inflazione è, secondo me, della stessa natura sia in Europa che in America, cioè quanto mai sembra un fenomeno globale, restrizione di risorse. Un esempio più eclatante, forse ancora più del rame, è quello del legname per la produzione, il lumber, come in inglese, chiamato in inglese, è su del 377%. Per dare un'idea,
se con 10.000 dollari compravamo, con 50.000 dollari compravamo la quantità necessaria per produrre 10 case nel maggio del 2020, adesso con 50.000 dollari compriamo la quantità necessaria per costruire 2 case. Questo per fare capire qual è, che effetto può avere la restrizione di materie prime. E questo è, secondo me, alla base dell'inflazione che stiamo notando sia in Europa che in America. Poi un altro punto è: questo sarà soltanto transitorio o temporaneo? Io in un primo momento non ero molto d'accordo con la view di Powell quando poche settimane fa aveva dato per certa la natura transitoria dell'inflazione, non perché ritenessi che fosse permanente, ma perché secondo me non hanno né loro né noi né nessuno al momento ancora un set informativo completo per definire con certezza la transitorietà dell'inflazione. Ovviamente nel ruolo di banchiere centrale è molto più difficile per loro esprimere un giudizio rispetto a noi, noi siamo degli analisti e finisce lì. Per un banchiere centrale chiaramente ha delle implicazioni, devono essere più cauti, quindi io capisco perché loro evidenziano il ruolo di transitorietà. Per me ancora non lo si può definire, dobbiamo capire gli effetti di queste restrizioni delle materie prime sulla pressione eventuale al rialzo dei salari, quello trasformerebbe l'inflazione da temporanea sicuramente in permanente. Questo è il discorso inflazione. Discorso tapering è un discorso che le banche centrali chiaramente lo sanno anche loro, che questa manovra monetaria espansiva sta avendo degli effetti, dalle diseguaglianze a questa inflazione sugli asset finanziari, che sta rischiando di raggiungere dei livelli molto pericolosi. Allora giustamente i discorsi sul tapering sono finalizzati a fare in modo che ci sia quel famoso detachment tra la politica, le aspettative di politica monetaria e i movimenti dei mercati azionari, motivo che sta ispirando la Fed a iniziare a parlare di tapering. Ed è importante che loro infatti hanno usato poi il, come si dice, il diavolo nei dettagli, hanno detto che non è few, quindi non sono pochi governatori componenti l'FOMC, il Federal Open Market Committee, che stanno incominciando a parlare di tapering, non è several perché significherebbe quasi la maggioranza, però hanno iniziato a usare una parola che è number, quindi vuol dire siamo più di few, cioè più di pochi, meno di molti. Questo conferma quello che avevamo detto l'ultima volta, che secondo me il tapering è un discorso post estate probabilmente. Beh, sì, questo a tuo avviso attualmente, tra l'altro abbiamo visto anche qualche istante fa, qualche minuto fa, altri dati macro degli Stati Uniti, PMI manifatturiero a 61,5 punti sopra le stime, poi abbiamo visto anche i servizi flash, PMI servizi flash a 70,1 punti, questo è dato record, ci tenevo a ribadire per i nostri telespettatori, quindi è chiaro che la ripresa negli Stati Uniti è più forte rispetto a ciò che ci attendevamo tutti, quindi a questo punto è necessario un cambio di passo da parte della Fed a tuo avviso? Allora attenzione, quando parliamo di tutti si concentrano sulla temporaneità o meno dell'inflazione, il problema è che bisogna anche riflettere sulla temporaneità o meno della crescita economica, perché così come si può fare il caso dell'inflazione che è temporanea perché c'è la reazione alla riapertura dopo un anno di totale chiusura, dovremmo capire se anche questo effetto è sul prodotto interno lordo, quindi sulla crescita. Definito questo, poi potremo capire se siamo verso un periodo di Goldilocks, cioè di crescita con inflazione bassa, se un periodo di crescita con l'inflazione alta, o se purtroppo dovessimo trovarci in una situazione non molto differente da quella pre-Covid, dove siamo in una situazione quasi deflazionistica, e lì sarebbe un problema. Il discorso invece sulla politica monetaria espansiva è un discorso che incomincia ad avere un effetto più di natura quasi indipendente dalla crescita e dalle aspettative di crescita, è un problema speculativo. Abbiamo avuto già questa settimana per esempio è stata un'intervista di Duncan Miller, che era il braccio destro di Soros, uno dei più ascoltati investitori macroeconomici a livello americano ma a livello mondiale, che incomincia a dire: io credo che la causa delle diseguaglianze sia principalmente nelle politiche delle banche centrali. Ora secondo me non è così ovvio, non è così lineare, però è chiaro che cercare le banche centrali di distaccarsi da questo effetto azione e reazione sui mercati finanziari è un qualcosa di importante. Prima lo fanno e meglio è, quindi per questo credo che sia l'origine della volontà di tapering.
Allora, invece, per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, abbiamo sentito anche oggi le parole di Christine Lagarde. Lei è molto convinta in una politica monetaria abbastanza accomodante per un bel po' di tempo ancora, perché naturalmente la situazione in Europa non è la stessa come la situazione attuale degli Stati Uniti, anche se abbiamo visto alcuni segnali molto positivi a livello di dati macroeconomici, indicatori macroeconomici. Quindi, credi che anche in Europa la situazione è simile a quella statunitense, o qua bisogna considerare altri scenari? L'Europa, non dimentichiamo che c'è stata anche pochi minuti fa una dichiarazione di Bundesbank che ha detto abbiamo paura che l'inflazione tocchi il 4,2 anche solo temporaneamente. Non dimentichiamo che comunque lo zoccolo duro, insomma, della politica monetaria di Francoforte è collegata alla Bundesbank e sappiamo quanto per la loro storia loro sono molto preoccupati di tutto ciò che abbia a che vedere con qualunque rischio di spinta inflazionistica. Quindi effettivamente lì sarà da capire in Europa che ruolo gioca, diciamo, il monetarismo tedesco nei consigli della ECB. Sicuramente non si parla di tapering in Europa, però anche lì a un certo punto dovremmo aspettarci che il supporto monetario non può essere infinito. Come hai interpretato questi rialzi dei rendimenti europei, in particolar modo il decennale italiano, ma anche lo spread tra il BTP e Bund? Ma fondamentalmente stiamo parlando anche di attività di trading, come anche sugli Stati Uniti. Importante vedere, quello che io noto è che in realtà c'è una coincidenza tra l'inflazione, così commentata dal break-even inflation, il tasso di inflazione del mercato, a anche quelli che sono i cosiddetti forward rate agreement, cioè i tassi di interesse futuri. Sia in Europa che in America non si aspetta un'inflazione oltre il 2,5. Quindi, se noi dovessimo basarci su quello che adesso i mercati scontano, ci stanno dicendo che sarà un'inflazione non estremamente temporanea, ma comunque moderata. Questo poi porta a seguire che i tassi di interesse debbano essere positivi, i tassi reali a un certo punto, e quindi è normale aspettarsi questo incremento dei rendimenti su tutta la curva. BTP Bund, francamente, io non sono molto convinto che io mi sono positivo sul BTP Bund, nel senso che credo che alla fine il mercato, anche per la presenza della nuova amministrazione italiana nelle forti mani di Draghi, che sta iniziando a dettare più come Italia l'agenda europea, più di quanto abbiamo visto negli ultimi, diciamo, 10-15 anni, ed è un bene, secondo me. Questo verrà rispecchiato prima o poi nel minor spread BTP Bund, che francamente io non riesco ancora a giustificare uno spread più alto del BTP rispetto ai bonus spagnoli o ai titoli portoghesi. Francamente, fondamentalmente non c'è una grossa giustificazione. Sì, è molto interessante. Intanto sto mostrando il decennale spagnolo, rende lo 0,55. Può essere magari il debito pubblico, Gianluca? Ma il debito pubblico è una parte del problema. Non dimentichiamo che l'Italia sì ha un debito pubblico netto su GDP altissimo, però l'avevamo già detto una volta, l'Italia è uno dei pochi paesi che può vantare un ammontare di contanti e depositi rispetto al prodotto interno lordo del 190%. Sono numeri importanti. L'Italia è uno dei 7 paesi più grossi come proprietari di oro, anche lì ritorniamo al solito discorso. Quindi, in termini di ricchezza reale e di ammontare di contante che c'è nel paese italiano, la Spagna, il Portogallo, ma anche la stessa Inghilterra, non possono contare questi numeri. E capisco che negli ultimi anni il debito pubblico è stato un po' la mantra, ci si concentrava, ma io sostengo sempre che il debito pubblico paradossalmente è meno rischioso del debito privato, perché il debito pubblico c'è una garanzia dello Stato, il debito privato non c'è una garanzia dello Stato, e l'Italia è uno dei paesi col minor debito privato rispetto al prodotto interno lordo, anche in Europa, anche confrontato con Giappone o Stati Uniti. E questi numeri a un certo punto conteranno come analisi fondamentale, e questo è a favore dell'Italia, francamente. Allora, in questi ultimi istanti volevo capire a questo punto, perché abbiamo visto una settimana di trimestrali, di conti trimestrali negli Stati Uniti, però zero reazione a livello di titoli, e cioè il comparto retail ha pubblicato ottimi conti del secondo trimestre, che è anche abbastanza indicativo per quanto concerne il consumatore americano. Si può dire che è abbastanza in forma, molto tonico, basandosi sempre ai numeri di Home Depot, Macy's, Walmart e così via, ma niente reazione a livello di titoli. Come bisogna, ecco, impostare i nostri portafogli? Si tratta di un stock picking molto molto preciso, o ci sono dei comparti dove a tuo avviso bisogna focalizzarsi?
Ma secondo, ci sarà sicuramente, saranno molti temi fondamentali e sector driven, quindi sarà molto stock picking e non ci sarà la cosiddetta marea che solleva un po' tutte le barche parallelamente. Sullo specifico perché non c'è stata questa reazione sulle trimestrali, erano anche molto scontate, e non dimentichiamo che, così come abbiamo detto per l'inflazione e per il prodotto interno lordo, c'è una componente statistica, quello che si chiama il base effect, dove al momento abbiamo un effetto dovuto a questi numeri ottimi, sono anche dovuti alle riaperture, cioè non abbiamo mai avuto un caso per cui siamo passati dalla chiusura totale zero a quasi una completa riapertura, e questo è anche un motivo per cui tutti i modelli statistici che si usano in realtà devono creare delle ipotesi, perché non c'è nessun campione che ci dimostri quello che è successo. Quindi facciamo delle ipotesi molto molto forti, che purtroppo è un paradosso, ma rendono i risultati e i modelli molto, molto, molto deboli. Quindi il problema è che, non avendo un caso precedente, facciamo delle assunzioni molto molto profonde, e perciò i mercati sono giustamente cauti. È molto difficile fare una valutazione statistica sulla base di questi dati in questo momento. Sì, sicuramente. Volevo capire da parte tua anche come sei posizionato sul tech, sempre negli Stati Uniti. Abbiamo notato nell'ultimo mese un trend, cioè i giovani andavano ad acquistare le criptovalute e non più il tech. Poi naturalmente, dopo queste ultime 48 ore, anche un po' di più se vogliamo, 3 giorni dopo il selling legato alle cripto, questo trend è ritornato al trend precedente, e cioè il tech ha recuperato un bel po' di terreno, lo sta facendo anche oggi. Invece le criptovalute stanno cedendo un bel po' di terreno anche in questo istante. Quindi volevo capire tu come sei posizionato sul tech. Il tech sicuramente è, nel mondo dell'azionario, e si considerano le azioni con la duration più alta, quindi significherebbe quelli che hanno una maggiore sensibilità a aumento dei tassi e quindi aumento di inflazione. Quindi quanto più le aspettative di inflazione propengono verso livelli più alti, soprattutto non temporanea dell'inflazione, tanto più il tech le paga. Teniamo conto che siamo passati da un gap del più del 30% di overperformance del mondo del tech rispetto a tutto il resto soltanto l'anno scorso, quindi c'è anche un riaggiustamento ragionevole verso la old economy e verso le riaperture. Questo ci sta, è indubbio che il tech debba avere un peso nel portafoglio inferiore a quello che aveva solo 6 mesi fa. Ottimo, grazie mille Gianluca Lobefalo, QW Capital, grazie per essere stato con noi, buon weekend. Grazie a voi, buon weekend.